30 aprile. Lei aveva l'anima piena di amarezza e pregò il Signore piangendo dirottamente. 1 Samuele 1:10. Il pianto che libera il cuore. Il pianto può essere causato da tanti motivi. Si piange per gioia e si piange per dolore. Anna, la persona di cui si parla nel versetto di oggi, era molto amata dal marito, ma le mancava la gioia di un figlio. Era sterile e nessuno poteva aiutarla né comprendere la grande amarezza di non poter essere mamma. Talvolta chi ci circonda e ci ama non riesce a comprendere il dolore che sentiamo dentro. Possiamo avere tante cose, godere di tanti beni, essere circondati da persone amorevoli e affettuose, ottenere gratificazioni dal nostro agire e dal nostro essere. Eppure la nostra anima è piena di amarezza. Anna fece però la cosa migliore. Aprì il suo cuore al Signore. Andò a Lui con semplicità ed umiltà e fu esaudita perché Dio ama ogni sua creatura e soltanto Lui può concedere i desideri più intimi del cuore. Dio può fare le cose che risultano impossibili agli uomini. Vai al Signore ed Egli ti darà quello che il tuo cuore desidera. Non temere, Egli ti è vicino, conosce quello che è meglio per te e saprà esaudirti o darti consolazione.